per la rassegna Cinema e Libri abbiamo la, il video di chiusura, il quarto appuntamento con Paolo Cochi, con Crime Doc, e questa sera parliamo del mostro di Firenze. Vuoi presentare tu gli ospiti? Sì, gli ospiti di questa sera sono ospiti particolari. Abbiamo Roberta Abruzzone, che ha curato la prefazione del libro, Emilio Orlando, che adesso introdurrà l'argomento e farà lui le domande a noi autori. E passo a Emilio allora. Grazie Paolo e benvenuti a tutti gli ospiti. E, avevamo credo un trailer da mostrare, intanto un breve trailer e poi introdurre l'argomento. Allora, oggi parliamo dell'ultimo delitto del mostro di Firenze, che detto così potrebbe sembrare riduttivo rispetto all'opera che andiamo a vedere e rispetto al libro appunto che presenteremo nel corso di questa serata. In realtà non è così, perché proprio partendo dall'ultimo delitto del mostro di Firenze riusciremo a capire cosa è successo precedentemente, quindi in tutti gli altri duplici omicidi che hanno preceduto il delitto della coppia di francesi. E questo libro e questo documentario hanno entrambi contribuito a rafforzare e riaprire l'azione legale nei confronti l'azione legale dell'avvocato delle ultime due vittime rispetto a, appunto alla riapertura delle indagini che poi c'è stata successivamente. Diverse sono le considerazioni dell'autore rispetto alla verità processuale rispetto al mostro di Firenze. Diciamo, il pubblico conosce una parte, perché è vero che le sentenze vanno rispettate, ma è giusto che invece vadano discusse, e laddove ci sono dei dubbi, laddove l'informazione, i mezzi di comunicazione di massa dell'epoca erano molto schierati ed allineati nei confronti di quella che era prima la tesi della procura e poi del tribunale, poi in realtà questa sera andremo a confutare proprio tutto questo impianto non accusatorio, ma l'impianto appunto delle condanne che c'è stata nei confronti di Pacciani e dei cosiddetti compagni di merende. Ecco, ciascuna delle singole azioni del mostro di Firenze viene appunto affrontata, studiata, rimessa sotto la lente di ingrandimento da Paolo Cochi, dalla criminologa Roberta Abruzzone, che di questo argomento appunto se ne è occupata più volte e approfondendolo sotto vari aspetti. Io stimo molto e ammiro molto l'opera di Paolo Cochi, perché riesce a entrare in profondità rispetto a tematiche per le quali nel corso degli anni se ne è parlato in maniera superficiale, se ne è parlato tanto ma in maniera superficiale, senza scendere a vedere quelle sfaccettature che invece potevano e forse potranno cambiare in futuro quello che è stato lo scenario che ciascuno di noi appunto ha presente. Se la regia è pronta possiamo mandare intanto il breve trailer e poi rientreremo. Ah, questo era un breve trailer introduttivo, tra poco vedremo la prima parte del documentario e io volevo specificare che l'attenzione sul mostro di Firenze si è riproposta ultimamente negli ultimi due anni, e lo scorso mese hanno riaperto le indagini anche in virtù dell'azione dell'avvocato delle vittime delle ultime vittime francesi, Viera Adriani, disgiuntamente a quello che è stato il mio lavoro di carattere documentale, quindi con il libro e ancor prima con il documentario. Poi andremo a vedere di che cosa stiamo parlando. Io sentirei Roberta, ecco, riguardo alla prefazione del libro. Ma intanto ho raccolto con grande
piacere l'invito di Paolo di curare la prefazione di un libro che io ritengo estremamente coraggioso, ed è un libro inchiesta un po' vecchio stile, se vogliamo, no? Quelli che fino a qualche anno fa in qualche modo erano lo standard. Oggi si è un po' persa l'abitudine di approfondire così nel dettaglio, quasi in maniera chirurgica, ogni singolo aspetto, ogni singola parola contenuta negli atti. Quindi ho ritenuto davvero molto interessante l'occasione di poter fare questa prefazione e poter far parte, naturalmente in maniera limitata, a quest'opera che ritengo davvero passerà alla storia e che rappresenta, io credo, uno se non il principale elemento, la fonte documentale attraverso cui chi lo desidera può davvero avvicinarsi a questa vicenda, acquisendo informazioni depurate da tutta una serie di forzature, chiacchiericcio vario che ha portato poco lontano, e soprattutto un libro molto coraggioso perché va in maniera frontale a scontrarsi con un impianto accusatorio che ha portato comunque a delle condanne che sono passate in giudicato. Mi riferisco chiaramente a quella dei due compagni di merenda, perché sappiamo che Pacciani muore prima di essere nuovamente riprocessato e di conseguenza muore da innocente perché nel processo d'appello era stato assolto. Quindi è una vicenda giudiziaria che lascia la mano in bocca sotto diversi profili, ma che di fatto offre, se non altro dal punto di vista giuridico, una conclusione, un finale. Finale che però, devo dire, è estremamente appunto labile a mio modo di vedere, ed è un finale da rivedere in buona parte. L'ultimo delitto in qualche modo è la chiave di lettura per scardinare ciò che riteniamo essere vero in questa storia, perché parte da un dato fondamentale, un dato che sconfessa la bontà delle affermazioni del principale accusatore e autoaccusatore del compagno di merenda, che è Giancarlo Lotti. Se ciò che sostiene Paolo ha ragione, in particolare se ciò che sostengono gli esperti consultati da Paolo è vero, ciò significa che ciò che affermava Giancarlo Lotti, considerato il super da Simone, la vera colonna portante del processo ai compagni di merenda, è completamente da considerare, da riconsiderare, da rivalutare, ed è sicuramente molto più fragile di quello che la procura ha ritenuto e anche la, chiaramente, i vari giudici che hanno condannato poi hanno ritenuto. Da lì è possibile, attraverso questo tipo di informazioni, scrivere tutta un'altra storia, e il libro in quella direzione va. Sì, poi vi è da dire anche che ci sono state delle condanne, ecco, però queste condanne sono parziali perché riguardano solo 4 duplici omicidi. Assolutamente, una parte della storia è comunque rimasta oscura. E quindi, essendo 8, come vedremo poi nel documentario, rimane fortemente sguarnito anche a livello giuridico e giudiziario. C'è anche da dire che nella stessa magistratura, quindi negli anni 90, quando si sono svolti questi processi, molti magistrati non erano d'accordo, infatti Pacciani fu assolto e morì assolto Pacciani. E doveva essere riprocessato. Il PM Piero Toni chiese l'assoluzione. Poi abbiamo nel processo compagni di merende, dove ci sono state delle condanne, abbiamo il PG, che era Daniele Propato. Sono morti tutti gli imputati. Sì, sono morti tutti gli imputati, però il PG chiese l'assoluzione di Vanni e chiese la calunnia per il testimone, per Lotti. Quindi definirlo un caso risolto o chiuso e definire quelle sentenze, per carità, si rispettano, però comunque si possono anche opinare, e definire quelle sentenze così molto chiare è lungi da me, quantomeno. Allora, il mostro di Firenze rappresenta poi nell'immaginario collettivo e nell'immaginario italiano, nel tessuto sociale del nostro paese, sono i primi casi in cui si è passati da un vecchio modo di fare le indagini, quindi dagli anni in cui veniva premiato il cosiddetto acume investigativo dell'investigatore che faceva l'indagine alla vecchia maniera, a un nuovo modo. Negli anni 80 è stata introdotta la cosiddetta scienza del comportamento con il dottor Perugini, appunto, e si cominciò a parlare di criminologia all'epoca. Quindi ecco, nel momento in cui i delitti del mostro furono rivalutati e si pensò che effettivamente la mano era la stessa e che ci si trovava di fronte a un criminale seriale,
si decise appunto di creare la cosiddetta squadra antimostro. Quindi ecco, è un delitto, sono una serie di delitti che hanno fatto da spartiacque da un vecchio modo di pensare. Tenete conto che fino a qualche anno prima i delitti del mostro erano considerati omicidi scollegati l'uno dall'altro, quindi ad opera chi di un guardone, chi di una persona gelosa. Il delitto dei cosiddetti sardi, quindi la Imele, ecco, il delitto per esempio è un caso a sé rispetto agli altri. E tutto questo contribuì a portare nel nostro paese, a rafforzare quelle che erano le tecniche investigative. All'epoca non c'era il congelamento della scena del crimine, quindi era facile che una scena del crimine potesse venire inquinata da tutti, anche dalla stampa, dai giornalisti che intervenivano lì sul posto per seguire il caso. Ecco, non c'era tutta questa attenzione nel trovare quel sottile filo conduttore che probabilmente invece univa i delitti. Le indagini poi successive hanno dato appunto ragione e forza a questa ipotesi, ma all'epoca ci fu questo cosiddetto innamoramento della tesi seguito da tanti giornali, dalle reti RAI, ecco, che spesso parlavano di questi delitti, e si è passati da un momento in cui c'era il silenzio sul mostro a un silenzio del mostro. Ecco, proprio in questo passaggio a nostro avviso, ecco, si nascondono tutte quegli scenari che sono passati fuori dai radar all'epoca delle indagini, e ci si era invece fossilizzati soltanto sulla pista Pacciani e dei compagni di merende. Ecco, rapidamente, Giovanni, all'epoca anche l'editoria si pubblicava parecchio su questo. All'epoca non c'era la legge sulla privacy, quindi ecco, i cadaveri venivano pubblicati in un certo modo. Io ricordo dei libri sul mostro di Firenze scritti da colleghi della Nazione di Firenze, ecco, l'identikit di un mostro, eccetera. La letteratura noir, che in questo caso affronta invece casi reali di cronaca, ha preso piede proprio in quegli anni, negli anni Ottanta. Erano gli anni in cui anche la televisione cambiò dal vecchio modo di fare televisione, quindi spettacoli e cabaret, si passò all'inchiesta, insomma. Ecco, l'editoria come recepì all'epoca? Ma il caso del mostro di Firenze fu forse quello che fece partire davvero, come dicevi tu, i grandi casi sui libri, quindi di cui se ne occupò l'editoria, e ha continuato, perché in fin dei conti i libri sul mostro di Firenze, privacy o non privacy, continuano a uscire, alcuni anche fatti dagli stessi inquirenti, quindi che raccontano il proprio punto di vista. Quello che notavo, adesso ti dico una cosa che notavo ultimamente, senza fare i nomi di quali siano questi libri, però sono dei libri attuali che, se tu li vai a leggere, nonostante liberamente ispirati a, oppure casi assolutamente inventati, invece tu riscopri che, cambiando qualche personaggio, cambiando qualche località, stiamo parlando dello stesso identico caso. Credo che sia una fonte di ispirazione incredibile per gli scrittori, specialmente che si occupano di thriller, questo. E ti dico addirittura di un autore straniero americano, che ho letto il suo libro tempo fa e notavo che, tolta la provincia fiorentina, cioè rimettendo la provincia fiorentina all'interno del suo testo, tu rivedi pari pari questo caso. Lo scenario del mostro poi, ecco, era ulteriormente condito dal contorno proprio fiorentino, c'era questo umorismo sagace del fiorentino, no? C'era il soprannome del mostro di Firenze, Cicci mostro di Scandicci, quindi insomma, ecco, tutto questo colorò, insomma, all'italiana un fatto invece fatti abbastanza neri. Ecco, Roberta, io ho visto nella tua prefazione, diciamo, riveli un po' quello che poi è il filo conduttore, il leitmotiv del libro. I supertestimoni. All'epoca andavano molto di moda i supertestimoni, erano coloro che facevano innamorare della tesi gli inquirenti, o venivano utilizzati a volte per far innamorare della tesi. Sì, questo genere di confine a volte era molto labile, e temo che questa sia una di quelle volte. Il mostro di Firenze, ancora oggi siamo qui a parlarne, sono passati tantissimi anni, probabilmente continueremo a parlarne, è un po' il nostro Jack lo Squartatore, fondamentalmente, no? Nella iconografia italiana è la storia nera per eccellenza, fondamentalmente, ed è quella che ha aperto poi la strada all'interesse verso un nuovo modo di fare investigazione, anche all'utilizzo della criminologia in ambito investigativo, che è stato sicuramente un inizio assolutamente stimolante sotto questo profilo, e alcuni l'hanno raccolto quel testimone in maniera anche abbastanza vincente.
I testimoni, questa è la storia dei testimoni, cioè questo, il processo ai compagni di merenda non è un processo scientifico, neanche lontanamente. Qui la scienza è entrata, se non poco, praticamente nulla. Perché? Perché purtroppo, complice un'epoca in cui ancora l'attenzione maniacale per alcuni versi che abbiamo oggi nell'accesso alla scena del crimine era proprio embrionale, era ancora di là da venire fondamentalmente. Quindi in alcune foto che peraltro Paolo ha raccolto cristallizzano degli madornali errori sulla scena del crimine, un rispetto assolutamente assente anche delle più banali procedure che oggi consideriamo normalmente applicate. Quindi è un altro mondo anche dal punto di vista, un'altra epoca anche dal punto di vista investigativo fondamentalmente. Oggi una serie di delitti di questo genere probabilmente avrebbe vita molto più breve. O amo pensare, insomma, che andrebbe così, perché il mostro di Firenze era estremamente generoso nel lasciare tracce sulla scena. Ok? Se avessimo avuto oggi la possibilità di operare su quel tipo di scene del crimine, a parità di circostanze, in considerazione di comportamenti veramente ampi, e non solo dal punto di vista criminologico interessanti, anche dal punto di vista scientifico, perché questo è un soggetto che sicuramente ha lasciato una marea di tracce sulla scena del crimine, e non soltanto di natura balistica, anche nell'interazione con le vittime, che purtroppo soprattutto quelle femminili, che è stata ed era molto articolata, c'era un rituale esecutivo estremamente foriero di possibilità di raccogliere tracce dell'aggressore. E oggi, ripeto, purtroppo questo tipo di informazioni non le abbiamo, non le avremo mai, perché all'epoca dei fatti questo genere di sensibilità, questa consapevolezza non vi era ancora. Un'altra epoca, ripeto, non è una critica di natura tecnica. E allora cosa si usava? Si usava la prova orale fondamentalmente, non si usavano i testimoni, si usavano i soggetti che in qualche modo potevano raccontarti un po' di cose che potevano essere utili allo sviluppo della inchiesta. Arrivati a Pacciani, al contadino di Vicchio, non bastava, perché dal loro punto di vista c'erano una serie di circostanze che collocavano altri soggetti sulla scena. E allora questo Pacciani con chi si accompagnava abitualmente? Non fu molto difficile arrivare a individuare altri due potenziali, diciamo, complici, cosiddetti compagni di merenda, e tra questi ce n'era uno particolarmente fragile dal punto di vista psicologico, ma lo dicono quelli che lo conoscevano, insomma, no? Era una persona estremamente semplice ed estremamente suggestionabile, e diventa la pietra portante, la colonna portante del processo ai compagni di merenda, quando questo signore ha detto tutto il contrario di tutto, smentendo anche spesso e volentieri se stesso. Allora, se un testimone del genere diventa in qualche modo la chiave di volta del caso più famoso, diciamo, caso giudiziario più famoso d'Italia, perché ancora lo resta, beh, allora probabilmente oggi è nostro dovere anche farci delle domande, insomma, sotto questo profilo, perché certe testimonianze sicuramente vanno raccolte, però vanno anche pesate, insomma, e forse questa seconda parte della valutazione è stata discutibile, almeno a mio avviso. Ecco, io prima di andare avanti però, Emilio, vorrei un attimino coinvolgere il pubblico facendo vedere almeno la prima parte del documentario, quindi la cronistoria dei delitti del mostro, nell'atmosfera del mostro di Firenze, e poi torneremo per un dibattito. Allora, questo era prima parte del documentario, per un antipasto, ecco, per portarvi nell'atmosfera di quello che sono stati i delitti del mostro di Firenze, quindi una rapida cronologia di tutti questi delitti, e per poi arrivare all'ultimo delitto che vedremo dopo, appunto, nel reportage, nel documentario. E allora, non so, Emilio, tu vuoi dare... Sì, le considerazioni che già dall'esame della cronistoria dei delitti possiamo fare era che a tutta prima le indagini non approfondirono e scartarono quegli elementi che invece poi successivamente si sono rivelati invece utili a Roberta, come ad esempio la perfetta conoscenza che il mostro aveva dei boschi dove colpire. Il fatto della serialità, ecco, colpire con delle particolari condizioni di luna, ecco, tutti questi elementi all'epoca non vennero per nulla presi in considerazione, soltanto successivamente, quando venne creata da Perugini la squadra antimostro, tutte queste informazioni vennero messe insieme e si stabilì una concatenazione logica.
Ma questa indagine inizialmente ha pagato anche un altro tipo di limite. Io l'ho visto anche nel caso Bilancia. Si fa molta fatica a intravedere subito la stessa mano, sia come una resistenza a voler parlare di serial killer. È qualcosa che spaventa evidentemente anche non soltanto la popolazione ma anche gli investigatori. L'ho visto anche nel caso di Bilancia si cominciò effettivamente a parlare di una stessa mano dietro tutti i delitti dopo il quinto o il sesto delitto, perché balistico dell'Istituto Medicina Legale di Genova si era reso conto che effettivamente il munizionamento utilizzato era sempre lo stesso. Anche qui arriviamo a intravedere in qualche modo, a cominciare seriamente a dover mettere insieme le informazioni di tutti questi casi, perché c'è un collegamento, ma in un'epoca comunque successiva, e a sistematizzare le informazioni con l'avvento in particolare di Ruggero Perugini, mi pare nel 1992, se la memoria non mi inganna, che arriva comunque ormai a serie finita, perché di fatto lui viene incaricato di rimettere insieme i pezzi di questa inchiesta alla luce di un'esperienza che lui aveva maturato negli Stati Uniti con i profiler dell'FBI e di utilizzare quel nuovo tipo di metodo di indagine per cercare di tirar fuori qualche informazione in più. Dopo di lui arriverà Giutteri, arriveranno tanti altri investigatori e arriveremo al caso che conosciamo, cioè alla vicenda giudiziaria che conosciamo, che ha coinvolto Pacciani, Vanni e Lotti fondamentalmente come esecutori materiali di quattro dei duplici delitti della serie, ma in maniera estremamente labile, perché poi alla fine, salvo questo, insomma, il ritrovamento di un reperto balistico nel giardino di Pacciani, in condizioni, devo dirvi, piuttosto particolari, dopo l'arrivo della lettera anonima in procura che rimandava al delitto l'occhio bianco, addirittura invitando la procura a rivedere il fascicolo di quell'omicidio nella convinzione che potesse trovare degli elementi utili, guarda caso da lì si risale alla classe d'arma e probabilmente proprio all'arma utilizzata anche per gli altri delitti. Beh, ci sono un po' troppe coincidenze. A me è una cosa che ha colpito moltissimo in questa storia e che mi porta, come sa benissimo Paolo, mi ha sempre portato a ritenere assai improbabile l'ipotesi dei compagni di merenda, è proprio la lettera che arriva in seguito all'ultimo delitto, all'unica magistrato donna mai coinvolta formalmente nella inchiesta giudiziaria, che peraltro all'epoca dei fatti non era più in carico, perché aveva già chiesto, se non sbaglio, da un paio d'anni di essere, diciamo, allontanata da quell'inchiesta, perché evidentemente le suscitava anche delle problematiche personali. Quindi, nonostante ciò, a distanza di tempo, quando ormai lei non è più una parte del pool che si occupa del mostro ed è l'unica donna comunque incaricata formalmente in quella veste di inquirente nella vicenda, riceve un lembo di tessuto dell'ultima vittima femminile con una tempistica anomala, perché probabilmente il progetto del mostro, io parlo al singolare non a caso, era proprio quella di fare in modo che il reperto, il macabro messaggio, arrivasse prima della scoperta dei corpi. Correggimi se, insomma, questa è la mia opinione. È la prima volta che si, in una scena del crimine complessa, in un rituale così complesso, quantomeno quando a modo e tempo sulla vittima femminile passa molto tempo, purtroppo, operando una serie di sevizie terribili e di mutilazioni anche imponenti, guarda caso qui in quella occasione si cimenta in una scena del crimine comunque nascosta, celata rispetto a quelle, diciamo, precedentemente selezionate, e sceglie di mandare questo messaggio, che però per un errore in buona sostanza del servizio postale, un piccolo ritardo, in realtà verrà recapitato successivamente alla scoperta fortuita, poi insomma, lettera che viene spedita proprio dalla località di vacanza. Peraltro è questa altra circostanza veramente inquietante, che questo soggetto conosceva i luoghi frequentati da questa magistrato donna al punto da recapitare il messaggio in una località dove sapeva che lei in quel momento era presente, perché quella non è l'abitazione, la residenza della dottoressa della Monaca. Ragion per cui questo tipo di azione testimonia una capacità criminale elevata, ma anche una capacità intellettiva elevata, perché è una sfida diretta agli inquirenti come porsi in qualche modo non solo allo stesso livello ma addirittura in maniera superiore, cioè era un modo per dire non mi prenderete mai, ma nella maniera peggiore possibile, tant'è che io ti mando un lembo di tessuto della vittima prima che tu trovi i cadaveri, perché questo era chiaramente
il progetto di questo soggetto. Chiaramente, insomma, per fortuna è andata diversamente, perché i corpi sono stati trovati prima. Però questo testimonia una capacità criminale e il bisogno in qualche modo di affermare il proprio potere nei confronti degli inquirenti, che trovo veramente improbabile applicare ai soggetti che conosciamo essere stati coinvolti in questa inchiesta. Grazie, sì, c'è anche questo aspetto che è meritevole di una considerazione. Il fatto che nel nostro paese c'è stata sempre una certa resistenza nel accettare, nel credere che esistessero i serial killer, no? Questo un po' per motivi politici, un po' per motivi anche di natura forse sociale, c'è stata sempre questa ritrosia nel riconoscerlo. Noi siamo convinti, ad esempio, che in tanti omicidi, in tanti ritrovamenti, ad esempio di ossa nella nostra città, forse una stessa mano in realtà possa nascondersi. Ovviamente questo discorso gli inquirenti sono un po', ecco, restii ad accettarlo, però ecco, questo modo di pensare, questa tendenza poi tutta italiana, molto, molto provinciale, ecco, è ancora una consuetudine che esiste. Ecco, prego. Io volevo fare una domanda all'autore. Intanto, come è strutturato il libro? Quindi, come è stato strutturato? Dunque, il libro è su base documentale, quindi sono tutti atti di indagine e atti processuali, e vengono anche pubblicati, quindi stralci di testimonianze, stralci di processo, e quindi non c'è una virgola di mio, insomma, è tutto riscontrato. E questo come base, e poi siamo andati a verificare quello che aveva detto, siccome le condanne, queste condanne parziali, si basano esclusivamente sulle dichiarazioni del testimone o dei testimoni, sono due più o meno, e siamo andati a riscontrare cosa avevano detto e se era possibile questo, e abbiamo trovato un quadro desolante dal punto di vista probatorio, perché addirittura sbagliano il giorno di un omicidio, e questo lo diciamo in virtù di delle valutazioni scientifiche fatte da numerosi medici legali ed entomologi, tra i più importanti in Italia, e questo è un elemento. Poi su altri delitti ci sono degli errori macroscopici, ad esempio il testimone riferisce sul delitto dell'83 dei tedeschi in prima battuta, cioè in udienza, che i ragazzi erano sul sedile davanti, invece sappiamo benissimo che erano stesi dietro, salvo poi correggere il tiro il giorno dopo in udienza, evidentemente qualcuno l'ha imbeccato, e dire che erano dietro. Quindi tantissime circostanze che riportiamo nel libro, che evidenziano che oggettivamente non può essere andata come ce l'hanno raccontata. Tornando, rimanendo sempre sul libro, quali sono le novità che introduci rispetto ad altre inchieste, e dove va anche l'inchiesta questa nuova? Allora, le novità riguardano appunto il primo è il giorno della morte, dell'ultimo delitto, e poi vedremo il documentario, che non è quello del capo di imputazione. Questo lo si può dire tranquillamente su base scientifica, proprio per le perizie che sono state fatte e chieste da me. In precedenza erano state già analizzate le condizioni della donna, delle due vittime, ed era stato richiesto appunto la revisione del processo. Io ho trovato tra le carte del processo Pacciani le foto dell'uomo e tutte le descrizioni autoptiche, le ho sottoposte a medici legali appunto di fama, a entomologi forensi, e tutti quanti mi hanno dato come riscontro assoluto e certo che il delitto non può essere avvenuto la domenica sera, come anche inizialmente gli inquirenti credevano, perché anche gli stessi responsabili della SAM indicavano il venerdì o il sabato.
anche alcuni componenti del Collegio della Medicina Legale di Firenze indicavano un altro giorno dell'omicidio, quindi era già un qualcosa che esisteva. Io l'ho approfondito, poi ho approfondito tutti gli altri delitti nelle, appunto, nelle dinamiche. C'è quello dell'82 di Baccagliano che pone un problema proprio di carattere non più scientifico ma proprio oggettivo di tempo-spazio, cioè passano 5 testimoni contestualmente all'omicidio più o meno, distanza di 1 o 2 minuti, e vedono una situazione completamente diversa da quella che il testimone ha raccontato. E questo doveva far riflettere, ma sono state cose che forse gli avvocati difensori dell'epoca dovevano approfondire. L'inchiesta nuova è, e chiudo, poi lascio a voi. Però c'è una particolarità nel filmato che avete appena visto, c'è una scelta precisa, no? Anche io credo nella scelta del conduttore, cioè del narratore fondamentalmente, no? Magari qualcuno di voi non lo sa, ma Nino Marazzita, grande amico e grande avvocato, è stato proprio la figura determinante, fu il difensore di Pacciani per il processo d'appello e ottenne la soluzione. Quindi scegliere comunque Nino Marazzita come voce narrante, no? in questo tipo di lavoro è chiaro che è un messaggio molto forte, insomma, io credo, insomma. Al di là del fatto che sia un bravissimo narratore ed è sicuramente una persona che ha una resa televisiva fantastica, però effettivamente una scelta netta, insomma, no? Assolutamente sì, facciamo delle trasmissioni anche con lui, no? E, tra l'altro è intervenuto anche sul caso Pasolini ieri. Dicevamo delle indagini nuove. Le indagini nuove, almeno da quello che se ne sa sui giornali, perché nessuno chiede nulla alla procura, nessun giornalista chiede nulla, quindi la procura non parla e parla attraverso i giornali, credo, immagino. Dalle notizie che si hanno attraverso i quotidiani fiorentini principali, La Nazione, Repubblica, ci sono delle notizie che secondo me sono notizie rimasticate, quindi delle cose che già, delle quali si era già discusso in passato, cioè il DNA sul fazzoletto, le perizie balistiche. Su quello si sta lavorando, parecchio, sarà uno dei punti sui quali discuteremo. Però sinceramente non vedo grandi sviluppi in questa nuova inchiesta. Proderà una meno da. No, non anticipiamo niente, insomma, perché non vogliamo assolutamente condizionare, però ci sono 2 indagati e quindi o si archivia o si rinvia a giudizio. Però l'indagine va sempre sulla direzione del dottore mandante, sempre lì. Quindi secondo me si deve, i giornali dicono appunto che sono stati riesaminati tutti i reperti, no? Dalla tenda al cosa che chiedevamo da tempo, da anni, e già anticipano, la tua collega di Repubblica già anticipa, si va nella, comunque confermerebbe al condizionale e la presenza dei compagni di Melena. Sapete, secondo il linguaggio giornalistico, il condizionale è sempre sinonimo sempre di d'obbligo. Colpevolezza certa, no? Però voglio dire, stiamo parlando di un reperto dove è stato fatto, abbiamo la dottoressa Baldi stasera, ecco, benvenuta, dove è stato fatto un DNA nel 2004 e un altro nel 2005. E questo DNA ha parlato, ora poi vedremo, anche sentiremo la dottoressa cosa dice. Però ecco, non vorrei che, come appunto in passato è avvenuto, tanto rumore per nulla, e sono avvenuti anche, io ricordo per esempio il famoso proiettile nell'orto di Pacciani, no? che poi nessuno ci ha dato poi la certezza che neanche fosse, era stato nell'arma che aveva sparato, quindi io andrei cauto, insomma, sulla nuova indagine e la nuova inchiesta. Allora, intanto
vediamo la prima parte del video, la seconda parte. Questa 37 minuti, sì, l'ultima parte. E poi dopo facciamo il. Vi hanno avvisato che non potete allontanarvi senza il libro, sì. Che il libro è qui in vendita dopo, sì. E... se vuoi aggiungere un libro, tra l'altro che rimette in discussione tutto quello che in questi anni, diciamo, secondo i massimi sistemi, ecco, del mostro di Firenze si è parlato, ecco, quindi attraverso una rilettura attenta della scena del crimine alla luce di particolari, nuovi particolari inediti e sconcertanti, insomma, ecco, il libro di Paolo Cochi merita davvero un approfondimento e una lettura particolare. Se ci sono domande prima del documentario, se no vi lascio la visione. Grazie. Benvenuta anche a Marina Baldi, qualcuno di voi già l'ha conosciuta, genetista forense impiegata in molti casi di cronaca nera italiana. Ecco, alla luce di questo che abbiamo visto, alla luce delle vostre risultanze, dei vostri interventi, è tutto da rifare, le indagini sul mondo. È un po' tecnico il documentario, un po' troppo. No, è un documentario che secondo me rende molto bene l'idea della necessità di approfondire tanti aspetti di questa vicenda. Lotti come chiave di volta della vicenda giudiziaria mi pare molto fragile, è emerso platealmente, non è solo il dato entomologico a suscitare delle serie perplessità, come abbiamo visto illustrato nel documentario, ma anche proprio la tanatocronologia, cioè tutti i riscontri per collocare l'epoca della morte comunque parlano di tutt'altra indicazione. Uno degli investigatori che era presente sulla scena e ha visto a botta calda i cadaveri, nella sua esperienza sicuramente non di tipo, diciamo, medico-legale, ma sicuramente di tipo investigativo e giudiziario, a naso, a vista, era immediatamente propenso a collocarli comunque nella giornata precedente, insomma. Questa è proprio una storia da riscrivere. Purtroppo temo che non sarà possibile farlo, perché gli anni sono davvero tantissimi, le informazioni di natura tecnico-scientifica comunque sono e restano flagellate da una serie di errori commessi all'epoca per scarsa procedura e per scarsa consapevolezza dell'importanza di quel tipo di elementi, e poi sono intervenute troppe contaminazioni di natura proprio anche mediatica, se vogliamo, su questa vicenda, quindi anche coloro che forse conservano ancora qualche ricordo, qualche informazione che potrebbe essere ancora importante, difficilmente potranno mai renderla scevra da tutta una serie di ulteriori sovrastrutture che nel frattempo si sono create in maniera inevitabile, insomma, vista la risonanza e l'estremo interesse che ancora oggi desta questa vicenda, quindi figuriamoci all'epoca in cui ancora il mostro agiva nelle dolci colline di sangue fiorentine, insomma. E quindi credo che sarà difficile ottenere qualche risposta in più, però credo che sia altrettanto doveroso continuare a fare le domande giuste. Io volevo aggiungere una cosa, Emilio, che allora il documentario si è concentrato sull'ultimo delitto, esatto. Però nel libro di cose così palesi, no, come quella del giorno, ne potrete leggere, se volete leggerlo, tante altre. Quindi questo è stato un elemento un po' più cinematografico che ho sviluppato, ma ci sono anche tante altre cose. Ho visto molto meticolosa la ricostruzione dei luoghi, la ricostruzione addirittura degli oggetti, la tenda, sì, queste macchine, quindi che rendono ancora meglio qual era lo scenario di allora e lo rendono forse più intellegibile anche con le tecniche moderne di rilettura delle indagini. E questo volevo chiedere a Marina. So che Paolo ti ha sottoposto una perizia del 2004, sì, su una traccia di DNA sul fazzoletto. Sì, allora sono due perizie, esatto, in realtà, sono una la integrazione dell'altra, sono state fatte da Ugo Ricci, che è il genetista del Carige di Firenze, che è un ottimo genetista e che ha esaminato il DNA che si trovava sul fazzolettino, che è stato repertato sulla scena del crimine. Devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, nel senso che già dall'epoca è riuscito, nonostante parliamo di 12-13 anni fa,
ad individuare un ottimo profilo del DNA singolo, un aplotipo della Y. Addirittura si è espresso nel DNA mitocondriale, che ha delle criticità in realtà, perché sappiamo tutti, ormai è diventato famosissimo questo DNA mitocondriale, però non si parla d'altro. Però diciamo, sappiamo tutti che il DNA mitocondriale non è particolarmente identificativo, perché è uguale in tutte le persone che sono imparentate per via femminile, e ha soltanto due parametri rispetto ai 23-24 che si fanno sul DNA nucleare. Di questi due parametri di DNA mitocondriale, uno dei due era fortemente contaminato, quindi chiaramente poco efficace. Però ha fatto un lavoro molto interessante, che era agli albori, cioè ha cercato di capire l'etnia della persona che fosse proprietaria di quel DNA. No, l'etnia che viene fuori è un'etnia dell'est. Francamente dell'est. Ora è chiaro che se uno ha i nonni o i bisnonni dell'est, poi gli rimane quel cromosoma Y, secondo me è ovvio, però certamente questo è interessante e siamo agli albori di questo lavoro. Quindi io credo che se quei profili fossero analizzati oggi con tecniche migliori, perché in 13 anni sono migliorate del 2000 per 1000, voglio dire del 2000 per 100, forse si potrebbero avere informazioni migliori, addirittura sul fenotipo. Ci sono delle possibilità di sapere il colore degli occhi, di sapere più o meno l'età, più o meno la fisionomia. Cioè, diciamo, ci sono ormai delle caratteristiche da identikit biologico che sono strepitose, sono veramente belle e interessanti. Ma quella perizia che è del 2004 e poi un approfondimento del 2005, definitiva, cioè si può dire che comunque il risultato di questa perizia esclude i compagni di merenda? Dalla perizia non si vince, perché non c'è una comparazione, cioè lì è stato fatto, estrapolato solo il profilo, punto, ed è rimasto così, è stata cercata l'etnia. L'unica cosa che c'è è che il gruppo è B, e quindi chiaramente non è il gruppo A di Pacciani. C'è un B che è quello di Vanni, però il profilo genetico non corrisponde, comunque. Non corrisponde. E dal 2005 ad oggi si sono evolute ancora di più le tecniche di ricerca. Assolutamente sì. Pensate che allora queste analisi fatte qui analizzano dei parametri. Immaginate di guardare un panorama, no? Allora, nel 2005 si vedevano certi dettagli, oggi è come se potessimo guardare quel panorama col telescopio, quindi possiamo avere molte più informazioni con uno stesso campione di DNA. Quindi... Però quel DNA non può essere di Vanni, diciamolo. No, di base no, è chiaro che no, perché quando è escluso, sulla comparazione possiamo avere informazioni ulteriori comparando con l'altra gente e soprattutto possiamo avere queste nuove informazioni sul fenotipo. Perché alcuni giornali hanno già, usando il condizionale Emilio, già diciamo che confermerebbero i nuovi esami la presenza dei compagni Merenda. Ma io non ne ho traccia di questa cosa, quindi sono... Sicuramente sulla base di quella perizia. No. Se non c'è altro materiale in circolazione, no, qui non è stata fatta proprio la comparazione, lì, quindi da qui non lo insomma, hanno. Non potuto, credo proprio che si possa ottenere questa informazione. No. Poi avranno altre fonti. Ma questa è una domanda che faccio a Roberta Bruzzone, a Marina Baldi e anche a Paolo. Ecco, se dovessimo riaprire le indagini adesso con gli elementi che abbiamo in mano e con la rilettura di quegli atti di indagine. Il sospettato, giustamente Roberta Bruzzone ha sottolineato il fatto che è un predatore che agiva da solo, probabilmente soltanto su misera indicazione dei compagni di merenda, in maniera astratta. Il nome del responsabile scritto in quegli atti di indagine oppure non è mai entrato nel raggio d'azione degli investigatori secondo voi? Risponde prima Roberto. Gli ambienti che sono stati passati allo scandaglio all'epoca. La lista dei sospettati è piuttosto nutrita, quindi tra questi ci sono anche soggetti che potrebbero avere diciamo, una collocazione quantomeno diciamo, etnica nell'est Europa. Quindi
non lo possiamo dire con assoluta certezza, però certamente la lista dei sospettati, quella considerata proprio dalla squadra antimostro, è estremamente articolata e soltanto credo una minima parte sia stata approfondita, perché comunque ci sono parecchie persone. Se proprio dovessi ricominciare, probabilmente ricomincerei proprio da quella lista io. Allora, innanzitutto bisogna precisare che si parlava appunto di questa perizia che era un fazzoletto ritrovato vicino nella boscaglia di Scopeti, però fu ritrovato qualche giorno dopo, quindi non abbiamo neanche la... Esatto, non c'è garanzia di questo, però era comunque un elemento degno di nota e da... Da evidenziare. Ovviamente, come sempre, lo ripeto tutte le volte, cioè trovare un DNA sulla scena di un crimine non significa pistola fumante, l'assassino. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché ci vuole onestà intellettuale nel valutare i dati tecnici. Cioè il dato tecnico ti può dare delle indicazioni, ma deve essere assolutamente contestualizzato. Allora... Però c'è una cosa, scusa se ti interrompo, l'ultima vittima, cioè Jean-Michel Travesvili, mi pare che avesse delle origini o serbe o qualcosa del genere. Sì, no, ma poi potrebbe essere il suo, certo. Ma... Uno, quel fazzoletto, per come è stato trovato e dove è stato trovato e quando è stato trovato, può anche darsi che non abbia nulla a che vedere con l'omicidio, perché quella comunque era una zona che era bazzicata anche da altri soggetti, soprattutto per scambiarsi, insomma, effusioni e compagnia cantante. Quindi che possa essere riconducibile anche a... uno scenario completamente incompatibile col delitto è anche altamente possibile, insomma, anzi probabilmente è probabile, ok? Da lì a fare una comparazione, è possibile anche questo, ma la comparazione con le vittime non è stata fatta, col profilo maschile non è stata fatta, quindi quella consulenza tecnica è semmai un buon punto di partenza per una possibile attività investigativa, ma non contiene una buona parte di informazioni che oggi ci consentirebbero di essere più precisi su certe valutazioni. Certo, è chiaro, è differente il ruolo che può avere una traccia del DNA su un'arma, un coltello che viene trovato conficcato nel petto di qualcuno da parte di una persona che non conosceva quell'individuo. Allora, quello c'ha un senso, è una cosa, un fazzolettino trovato nei pressi. È chiaro che c'è una differenza abissale dal punto di vista investigativo e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. La sensazione che ho avuto io leggendo i giornali fiorentini è quella che si è continuato, adesso recentemente ci sono due indagati, si è continuato ad indagare solo in una direzione, cioè sempre gente vicina a Pacciani, quindi la ricerca del mandante, del dottore, del mandante, quindi è cristallizzata ormai, non vi è assolutamente e minimamente la volontà di indagare anche in altre direzioni, no? O comunque vedere cosa esce fuori dai risultati, dalle analisi e poi orientarsi nell'indagine. E quindi siamo rimasti ancora al mandante, al dottore, come se il mostro di Firenze dovesse essere per forza un dottore. Sappiamo che le idee preconcette sono la bestia nera della criminologia, no? Perché se noi ci facciamo un'idea, alla fine quella deve essere. E tra l'altro la cosa particolare è che quando si lavora tutti i pezzettini uno riesce a incastrarseli in modo che la propria teoria venga dimostrata, sì, no? Io posso. Secondo me il dottore mandante non lo troveranno mai, perché non esiste. Ma poi c'è un altro particolare. In uno degli 8 duplici omicidi del mostro di Firenze viene ritrovata una scatola di un farmaco, il Norzetan, probabilmente riferibile all'assassino, perché è un farmaco a base, mi credo, di Notropil, insomma quello del principio attivo che serve per aumentare, un amplificatore di facoltà intellettive e cognitive. Ecco, quindi ecco, in quella direzione nessuno per esempio indagò. Questo... Mi pare improbabile che uno come Pacciani o Vanni o Lotti, li avete visti, potesse anche solo conoscere l'esistenza di quel tipo di prodotto, insomma, no? Quindi ripeto, la pista dei compagni di merenda, ripeto, è quella che oggi conosciamo come parziale verità su questa storia, ma come vedete ci sarebbe parecchio ancora da fare, insomma. Però gli anni sono passati e la direzione è sempre quella, e la direzione presa dalla procura comunque è sempre quella, considerando che il dottor Canessa più o meno c'è ancora un paio d'anni prima della pensione, circa 2 o 3 anni, che è colui che da
30 anni segue la vicenda dall'inizio, chiaramente è il caso della sua vita ed è convinto, è affezionatissimo a questo caso ed è fermamente convinto di aver fatto un buon lavoro e di aver chiuso la vicenda, quindi è chiaro che forse non è la persona più indicata per avere occhi nuovi su questa storia, questo credo che sia abbastanza ipotizzabile. Staremo a vedere queste nuove risultanze tecnico-scientifiche dove porteranno. Questo è il classico caso di indagine all'italiana che prende una direzione e mantiene quella direzione, vita natura durante a prescindere. Magari Leonardo Sciascia nel contesto appunto descrive questo dialogo tra un investigatore e il ministro degli interni appunto mentre indagava su un delitto e l'investigatore era convinto di seguire la pista sbagliata, il ministro disse va bene, continui a seguirla, quindi ecco questa è la tendenza purtroppo italiana relativa a delitti che per anni, ecco, come sottolineava anche la dottoressa Abruzzone, si faceva fatica a identificare come per cui la stessa mano aveva compiuto questi omicidi. Si tende sempre a minimizzare, questo ripeto per pressioni politiche, per pressioni anche sociali, ecco, a volte non creare allarmismo invece ha creato diverse vittime, perché ecco, la campagna di informazione che in quegli anni a Firenze si faceva tra i giovani arrivò tardi rispetto al numero di vittime che già c'erano state, quindi ecco che i boschi intorno a Firenze erano pericolosi, che le coppiette dovevano stare attente ad appartarsi in determinati posti, ecco questo arrivò soltanto credo prima dell'ultimo omicidio, ecco, quindi non c'è stata mai questa sensibilizzazione, questo un po' per la scomparsa delle notizie, ne avevamo parlato anche ieri durante il documentario di Pasolini, questa è una tendenza proprio tipica del nostro paese. Ecco, se con gli ospiti abbiamo concluso, Paolo, se non c'è altro, ecco, passerei la parola al pubblico se ci sono domande per gli esperti, e altrimenti ecco, ci sono a disposizione i libri per chi vuole acquistarli e prossimamente andrà in onda anche il documentario che avete visto appena. Mi pare, no, Giovanni vuoi chiudere? Nessuna domanda, proprio nessuna? Allora ecco, ringraziamo l'isola del cinema che ci ha ospitato, in particolare lo spazio Kuwait, ex Cinema e Libri, Giovanni Fabiano, responsabile della casa editrice, la rassegna Cinema e Libri, quest'anno, spazio Kuwait. Giovanni Fabiano, responsabile della David e Matthaus, ecco, per il prossimo anno saremo di nuovo qua con importanti iniziative editoriali e non solo. Io ringrazio gli ospiti, ringrazio il pubblico, e qui è obbligatorio l'acquisto, giusto? Sono i cordoni per dire. Buona serata.